Siamo con Antonio Calce e Domenico Calce, due presenze abituali su questa pista per questa finale di campionato VRS. Cominciamo a intervistare il nostro Memmo, che vedo per la prima volta dopo purtroppo un episodio che ha funestato questo 2017, però sono contento di vedervi comunque con il solito sorriso con cui vi vedevo sempre e con cui vedevo anche papà. Raccontaci un po' di come sta andando questa giornata, questo cambiamento adesso con la Schaefered, io ti ricordavo con Serpent, insomma parlaci un po' di questa cosa. Beh, innanzitutto buonasera a tutti. No, diciamo l'esperienza Shepard è nata già adesso il secondo anno, quindi oramai è consolidato questo rapporto, anche perché ci troviamo bene, abbiamo un buon feeling con questa macchina. Da, poi che dire del VRS, vabbè, ma noi comunque qualsiasi gara viene organizzata in un impianto del genere abbiamo sempre la certezza. Vabbè, per noi chiaramente questo è un anno stato molto molto difficile, perché è chiaro che per noi aver perso un pilastro come mio padre, forse ecco, è quello che lui ci ha sempre detto, di comunque anche nella malattia di continuare a fare sempre il nostro hobby, che per noi è vita. Detto questo, vabbè, VRS per oggi, la giornata di prove si è svolta in positivo, la macchina va benissimo come sempre, Antonio sta abbastanza in forma. L'unica differenza è che chiaramente questa gara non c'ha un avversario come me, perché gli ho dato un po' campo libero, perché altrimenti poi loro dopo si mette a piangere, ho detto lasciamo stare, facciamolo vincere. Beh, con questo sfottò passiamo ad Antonio allora. Antonio, sì, dimmi. Come sta andando questa gara? Come ti... Allora, senza, diciamo, il tuo avversario. Senza il mio avversario, diciamo, sono stato molto fortunato che ha deciso di non correre. Anche perché ormai ha affermato che lui è più forte, sempre secondo lui. Comunque, al di là di questo, sono molto felice dei materiali, perché oggi penso che abbiamo fatto, che abbiamo registrato il giro più veloce della giornata. E la macchina, motore, gomme, miscela, tutto oltre il top. E soprattutto ho messo appunto poi da papà, che è la ciliegina sulla torta praticamente. Diciamo, sono molto soddisfatto e spero domani che il tempo ci faccia correre, perché purtroppo porta mal tempo a partire, mi sembra, dalle 17. Spero che, diciamo, qualcuno da lassù, magari il nonno, ci fa correre. Sicuramente ci metterà. Esatto. Allora Antonio, io sono sicuro che la gara andrà bene e il tempo sarà buono, vedrai, ci pensa lui, non ti preoccupare. Mi rendevo conto adesso mentre ti vedevo parlare che effettivamente non ci vediamo da un po', perché sei diventato veramente un uomo, anche come parli. Prima eri più chiuso, invece adesso sei molto più aperto, mi fa molto piacere. Stai diventando come papà, che se ne dica, nel nostro entourage è, diciamo, un numero uno. Benissimo, senti, un'ultima cosa ti volevo chiedere: chi fa le modifiche tecniche sulla macchina, tuo papà? Diciamo che è sempre il rapporto meccanico, però diciamo lui, basta che mi vede girare, capisce subito, entriamo, modifica e io dico va, già va meglio. Però diciamo comunque c'è sempre il soprattutto io penso sempre che tra padre e figlio c'è il feeling a partire dal primo anno, perché praticamente tu già vivi tuo padre di tuo a casa tua, quindi diciamo c'è il feeling, diciamo c'è più confidenza. Quindi per me, diciamo, avere come meccanico un padre oppure un figlio comunque è sempre al di là di ogni qualsivoglia meccanico, che sia magari l'amico di turno che ti mette solo la benzina o altro. Diciamo che lui ovviamente è quello che capisce di più, perché è l'esperienza che lo fa, che lo rende tale. Mentre invece io purtroppo diciamo, a volte capita che non mi piace la macchina, però non so esprimermi, quindi lui ha la pazienza anche in questo di capire, di sopportare questo. Però poi, bene o male, l'importante è che ci divertiamo sempre, diciamo, al di là del risultato, che
ovviamente deve essere il primo a venire, però puntiamo soprattutto nello stare insieme e diciamo e di divertirci insieme a tutti gli amici qui di Cassino, come in questo caso, oppure in tutte le altre piste d'Italia. Allora la domanda la faccio a Mimmo, perché a questo punto, visto che lui è il meccanico, Mimmo, per chi ha una macchina come la tua, ragazzi che vengono a girare qua a Cassino normalmente o ragazzi che ce l'hanno e girano in altre piste, quali sono i consigli che senti di dare per far andare bene questo modello? Ma diciamo, indipendentemente dal modello che usi, e diciamo, i modelli oggi sono per me tutti alla pari. Non esiste magari quello che va di più o va di meno. Oggi bisogna avere comunque un equilibrio dove qualsiasi modellista, che a differenza della nostra epoca, che non ci diciamo nessuno diceva niente a nessuno, oggi c'è la possibilità dei social, possibilità di interloquiare con le persone via internet o WhatsApp, via web, per cui hai la possibilità di comunque avere diciamo un equilibrio giusto per iniziare già ad andare in un posto dove magari anche non conosci. E poi è chiaro, il talento poi purtroppo quello non lo puoi comprare, è chiaro che l'importante è che bisogna avere lo spirito e consapevolezza di andare in un posto e fare l'hobby, che deve essere tale hobby e non come qualcuno vuole diciamo vuole intraprendere, come fosse uno stile di vita o essere il pilota delle macchinine, che io non ci ho mai creduto, perché per me il modellismo di base deve essere per essere completi, è quello che si fa a casa e poi dopo trasferisci in pista, per cui per me è molto più importante quello che fai a casa che poi venire qui col cronometro alla mano. Poi detto questo, i risultati vengono da soli. Allora vi voglio approfittare della tua esperienza per rendere questa intervista non soltanto un qualcosa di bello, un bel ricordo per ricordarci quando Antonio aveva quanti anni c'hai? 15 anni. No, che qui? Oh, no. No. 23 anni. Antonio ha 23 anni. Santo, veramente. Certo. Allora, beh, non deve essere solo ricordarci quando Antonio ha 23 anni, ma vorrei che anche per chi ci ascolta possa essere un riferimento questa intervista. Quindi approfitto della tua competenza per dare un immagina di essere avere davanti a te un ragazzo che vuole approcciarsi alle gare di una autopista e tu in poche parole dirgli cosa fare prima di affrontare una gara. Allora, innanzitutto avere sicuramente approfittare di avere l'amicizia con qualche persona di riferimento, che oggi chiaramente è fondamentale andare in pista con una persona che ha un bagaglio di esperienza. Fidarsi, perché purtroppo bisogna fidarsi, non necessariamente comprare l'impossibile e comprare le cose che gli vengono dette o che vengono pubblicizzate. La base di tutto deve essere chiaramente il modello, con un ottimo motore, avere le giuste gomme, le giuste misure per le gomme, un setup di base, una carrozzeria che vedi che bene o male oggi c'è anche la fortuna di averle già tagliate, per cui approfittare di questo momento. Poi, ripeto, un ragazzo che inizia deve avere innanzitutto alle spalle due cose fondamentali, o il genitore, se ha la passione per poterlo accompagnare e assistere, o quantomeno un ragazzo che sia già autonomo, che ha un'età dove si può allontanare anche da solo, però deve sempre avere un riferimento di qualcuno che ha da dirgli il consiglio giusto al momento giusto. Prima di partire per venire a fare una gara come questa, immagino che avete rivisto il modello. Quali consigli daresti a un ragazzo che deve partire domani per venire a fare questa gara, quindi adesso ha preso il modello tra le mani e deve riguardarlo? Cosa gli diresti di controllare prima di partire? Ma niente, innanzitutto andare con gomme basse, perché in questo caso la pista, quando hai una gommatura come lo è oggi, pista fredda e gommata, può anche approfittare di usare gomme usate purché siano uguali. Chiaramente, come tutti usano l'additivo, qualsiasi additivo non fa questa grande differenza, l'importante è che viene messo in modo efficace. Poi bisogna indurire quanto più possibile gli oli negli ammortizzatori, avere una macchina non molto alta da terra, anche perché chiaramente deve essere ben bilanciata a terra, e poi avere giustamente una carburazione che non sia già troppo al limite, perché con questa umidità e questo freddo si rischia che poi cominci a seccarsi a lungo andare. Quindi detto questo, poi difficilmente può andare male.
pochi consigli ma veramente molto utili, sicuramente saranno apprezzati da chi vuole cimentarsi, anche perché purtroppo il problema che abbiamo oggi è che c'è tanta gente che ha i modelli ma moltissimi non partecipano alle gare. Hai vestito una soluzione o che cosa diresti per fare spingere questi ragazzi a venire a partecipare, anche se non, cioè non bisogna venire per vincere? Ma guarda, io dico che le gare è un contorno, perché poi alla base di tutto, io dico sempre con mio figlio, i migliori momenti li passiamo a volte quando passiamo una giornata intera in pista, semplicemente provando, ma provando le varie soluzioni che poi fa parte di questo bagaglio di esperienza, perché è inutile girarci intorno, le teorie vanno messe sempre da parte. E la cosa fondamentale per me è tutto provare, ma nell'immediatezza, cioè fare tutte le prove nel momento dove tu devi estremizzare, devi fare l'estremo diciamo di ogni misura, per cui dopo capire, senza a volte con le chiacchiere delle persone, in tempo reale cosa può fare modificando un caster, una carreggiata, una molla, senza prendere troppe chiacchiere dagli altri. Allora, se uno ha la possibilità di andare in pista semplicemente un fine settimana senza dover comunque fare la gara, perché la gara è la parte finale, che diciamo per me non è fondamentale, è fondamentale chi piace di fare il modellismo dedicarsi a fare i lavori in pista, così non ha bisogno di chiedere a tante persone, che ognuno poi dice la sua e magari quello di turno ti può fare anche andare al manicomio. Perfetto, sei stato veramente preciso e sono convinto che questi consigli saranno utili a tanti ragazzi che magari guarderanno questa intervista. Io vi ringrazio per la vostra gentilezza e disponibilità. Speriamo domani di rivederci, magari per commentare una bella vittoria di Antonio. Sicuramente senza il padre lo potrà fare. Buonasera, grazie a tutti. Ancora, grazie.